Eh sì, siamo nella nuova sede. Che bello. Che bello, cari ragazzi, che bello perché qua, sì, capiteranno delle belle cose. Ho tante belle novità per Radio Mega e penso proprio che questo Parlo in Radio ve ne svelerà parecchie. Per i più curiosi, sicuramente questo sarà un video molto intrigante. Parlo in Radio, il primo podcast in Italia che ti fa entrare nel mondo della radiofonia a 360 gradi. Iscriviti e resta aggiornato sui nuovi episodi. Ebbene sì, ci siamo spostati, cari amici, e che cosa abbiamo guadagnato? Beh, sicuramente una sede più colorata, perché, come potete vedere, i muri riprendono molto il mio logo. Ho voluto forse esagerare, ma non lo so, io diciamo che l'ho fatto perché mi piaceva. Ecco, mi piaceva dipingere i muri così, e quindi ho deciso di optare per i colori della mia radio anche nella scelta dei colori dei muri. Non solo questo, perché chiaramente i colori dei muri sono solo una piccolissima parte, ecco, di quella che è la nuova sede, perché quello su cui posso contare qui in questa nuova sede, forse i più attenti l'avranno già notato, ma è lui, il modem della fibra. Oh yeah, finalmente, cari amici, finalmente abbiamo la fibra internet qua nella nostra nuova sede. E questo che cosa ci permette di fare? Allora, prima non avevo la fibra, la radio si bloccava in continuazione, non avevamo continuità, ogni 3x2 mi dicevate che la radio non si sentiva più e 98 volte su 100 erano problemi appunto legati alla connessione. Ebbene, ora speriamo di aver azzerato questo tipo di problema e soprattutto ci apre questa fibra a milioni di possibilità. Prima tra tutte una sperimentazione che sto provando a fare, insomma voglio vedere se mi viene bene, ovvero la nostra Omega Stream. Si parla ovviamente di una specie di visual radio, ovviamente senza videoclip perché non me li posso permettere, come dice una nota canzone di Caparezza, ma che vi permette, no, di entrare un po' nel mood di quello che è questo ambiente, no? Quando non si è in diretta, che cosa fanno gli speaker quando non sono in diretta? Beh, grazie ad Omega Stream potrete conoscerlo. Il link non è sempre attivo, comunque quando ci sono questi test, ovviamente io ve lo comunico sempre su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi Omega Radio trattino basso su Instagram, fatelo perché con una storia ve lo comunico sempre e vi dico anche il link per poterlo raggiungere, oppure semplicemente se vedete una storia, no, con questa Omega Stream avviata, sappiate che per raggiungerlo più rapidamente potete anche andare, se siete da PC, su la radio, ecco, nel menu tendina la radio e Omega Stream verrà scritto sotto, quindi insomma siamo veramente ovunque e lo siamo ora. Ci mettiamo anche la faccia, ecco, ci mettiamo anche la faccia. Questa è una delle grandissime novità di questa nuova sede, ovvero l'idea che ci possiate anche vedere durante le nostre dirette. E questo, secondo me, ripeto, è veramente molto importante. Altre cose che cambieranno qua? Beh, Radio Mega, cari ragazzi, sta cambiando. Radio Mega si sta evolvendo, Radio Mega si sta ingrandendo. Questo sì. Perché? Beh, perché alcuni, durante un test di Omega Stream, che è stato fatto sabato, questo, nel Next Gen, alcuni di voi hanno notato, per la precisione Matteo, che saluto, ha notato una cosa molto, molto interessante. Ve la mostro. Ebbene sì, Matteo ha notato lui, questo bel mixer analogico di Yamaha. Perché ho deciso di acquistare questo mixerino? Beh, perché, cari ragazzi, Radio Mega si sta ampliando, come già vi ho detto, e stiamo trattando le ultime cose, diciamo, per eventi in esterna. Quindi Radio Mega si sta attrezzando anche per gli eventi in esterna, sarà protagonista dell'estate del mio paese, ma protagonista dell'estate di tutti gli italiani grazie al nostro servizio di streaming in tutta Italia, in tutto il mondo. Mediante le nostre app potrete ascoltare quello che accade nella nostra radio all'evento in esterna. Interviste, musica dal vivo, personaggi intervistati, personaggi noti intervistati, insomma i progetti che bollono in pentola sono veramente tantissimi e per poterli realizzare ovviamente mi sono dovuto basare su questo mixer di Yamaha. Che cos'è questo mixer? Quali sono i suoi punti di forza? Se vi può interessare, innanzitutto stiamo parlando del modello MG10XUF di Yamaha. Abbiamo, come potete vedere, ben 7
fader. Questi 7 fader sono composti da 4 canali microfonici, di cui 2 con compressore integrato direttamente all'interno del mixer. 2 di questi sono ingressi esterni e uno invece è l'USB. L'USB che potete trovare qua nella parte retro di questo mixer, eccolo qui, che funge sia da ingresso che da uscita. E quindi questo perché è molto comodo? Beh, perché questo mixer, cari ragazzi, che possiede anche alimentazione Phantom per i microfoni a condensatore, volendo, questo mixer può essere utilizzato per inviare tutto direttamente in diretta in radio, senza bisogno che si passi, no, da schede audio supplementari, da qualcosa di esterno, da spendere altri soldi per una scheda audio esterna. Questo mixer, ragazzi, è super abbordabile. Se siete alla ricerca di un mixer, questo lo trovate a circa 230 euro e vi assicuro che per le funzioni che ha e per le cose che vi permette di fare è veramente una scelta fondamentale, secondo me. Anche per una radio interna va benissimo, ovviamente, cari ragazzi, anche per iniziare, per una radio alle prime armi, senza che spendete migliaia e migliaia di euro in un mixer digitale da broadcaster. Questo, ragazzi, è davvero perfetto e devo dire che suona benissimo. Per quel poco che l'ho potuto sentire finora, suona davvero bene, cari ragazzi, quindi sono felice veramente del mio acquisto. Ma vi terrò aggiornati, perché questi eventi in esterna hanno comportato anche acquisto di altro materiale che è in arrivo e che vi porterò tutto qua sul canale. Quindi ovviamente è un'idea in più, uno spunto in più, no, anche per iscrivervi. Come avete potuto capire, ragazzi, oggi è proprio una chiacchierata qua nel Parlo in Radio, e quindi voglio darvi qualche spoiler sugli unboxing futuri. Che cosa andremo ad unboxare? Andremo ad unboxare prossimamente, cari ragazzi, ve lo dico? No. Sì, dai, qualcosina vi dico. Non vi dico le marche, ma vi dico che siamo sui top di gamma in questo ambito. Poi nell'altro coso invece vi dico la marca, ma non vi dico cos'è. Dai, facciamo una roba del genere. E vi aspetto qua sotto nei commenti, chiaramente, per tutte le vostre idee su cosa potrebbe essere, cosa non potrebbe essere. Partiamo con che cos'è senza dirvi la marca. Radio microfono, meglio, uno, ottima qualità, ragazzi, ottima qualità, è in arrivo, sta arrivando un radio microfono veramente favoloso, che mi servirà negli eventi in esterna. Un wireless monitor body pack. Che cos'è? Semplicemente una scatoletta che vi attaccate ai vostri pantaloni, e da quella scatoletta potete connettere un paio di cuffie e sentire tutto quello che si sente nel mixer in radio. Fondamentale negli eventi in esterna, per girare tra le persone, no? Per essere itineranti e restare in contatto con la regia. Queste attrezzature sono di un'ottima marca e costano un rene. Non solo questo, cari amici, perché arriverà tanto Rode. Sì, perché andremo ad unboxare anche altre cose, che ovviamente ci serviranno per i nostri eventi in esterna, ma non solo. Il podcast live. Ma io non vi ho detto niente. E quindi diciamo che abbinato a quel mixerino là, tutta questa strumentazione sarà veramente un gioiello. Niente, cari ragazzi, questo podcast discorsivo di Parlo in Radio dalla nuova sede si conclude qua. Spero di avervi incuriosito abbastanza e di avervi spinto ancora di più a cliccare sul tasto iscriviti, in modo tale da restare aggiornati su tutti gli eventi futuri di Radio Mega e su tutti gli unboxing futuri, soprattutto, che arriveranno, e vi assicuro, ragazzi, che ce ne sarà da vedere delle belle, forse già da lunedì prossimo. Non solo questo, perché chiaramente vi invito anche a seguirmi su Instagram, omegaradio_basso, dove potrete trovare assolutamente tutto quello che vi dico ne parlo in radio, magari con qualche giorno d'anticipo, visto che come mi arrivano i pacchi a me, io non riesco a stare fermo, faccio sempre qualche storia. Quindi mi raccomando, se volete conoscere in anticipo tutte le cose che andremo ad unboxare nei prossimi Parlo in Radio e capire veramente che cosa andremo effettivamente a fare, omegaradio_basso su Instagram. Vi invito a seguire anche il podcast su Instagram, @ilpodcast, e noi ci risentiamo, cari amici, lunedì prossimo, sempre alle ore 15:30, sempre qua su YouTube, sempre qua su Parlo in Radio. Ciao. Parlo in Radio, il primo podcast in Italia che ti fa entrare nel mondo della radiofonia a 360 gradi. Iscriviti e resta aggiornato sui nuovi episodi.